carissimi fratelli e sorelle, care amiche e cari amici, permettetemi di rivolgervi con il cuore in mano alcuni pensieri che scaturiscono dall'ascolto della parola di Dio. Il Papa Francesco, nell'indimenticabile saluto alla gente che gremiva Piazza San Pietro la sera della sua elezione, adoperò la metafora del cammino per indicare la via della comunità ecclesiale. Ricorderete certamente le sue parole: e adesso incominciamo questo cammino, un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra di noi. Anche il cammino della nostra comunità universitaria, nell'anno accademico che iniziamo, sarà caratterizzato da amore e da fiducia se la parola di Dio ci illuminerà, quella parola che è Gesù Cristo stesso. Come abbiamo ascoltato nella lettura del Vangelo, Gesù ha tracciato in un certo senso la propria biografia parlando di se stesso come del buon pastore. A partire da questa icona del buon pastore svilupperò un paio di considerazioni. La prima, un po' di filologia ogni tanto non guasta. Uno legge il testo greco, quello originale, e scopre che il pastore è definito non agathos, cioè buono, ma kalos, ossia bello. Certo, si potrebbe ricordare che l'ideale etico del mondo classico era rappresentato proprio dalla bellezza e dalla bontà coniugate insieme. Bello perché buono, avrebbe detto Platone. Oppure, rimanendo nel solco della filologia semitica che offre lo sfondo ai testi del Nuovo Testamento, scritti in greco sì, ma da ebrei che pensavano come ebrei, si potrebbe osservare che la stessa paroletta ebraica, tov, significa bello quanto buono. Bene, con queste osservazioni linguistiche che rispecchiano la mia deformazione professionale di professore, dove voglio andare a parare? Vorrei dirvi questo: Gesù è bello, anzi è il bello per eccellenza. Sant'Agostino, sedotto dal fascino della sua grazia, esclama estasiato, sentite, il mistico: a noi che crediamo, lo sposo, Gesù, si presenta sempre bello. È bello nell'invitare alla vita e nel curarsi della morte. Bello nell'abbandonare la vita e nel riprenderla. Bello nella croce e nel sepolcro. Bello in cielo. Cari amici, professori e studenti, questo io vi dico oggi, contemplando l'icona di Cristo, il pastore buono e bello. Siamo chiamati ad essere belli. Ma belli di quale bellezza? Di quella che nasce dalla conversazione, dalla frequentazione, dall'assimilazione, dall'imitazione del Verbo divino, il bel pastore, il buon pastore, venuto tra noi per dare la vita,
nell'umiliazione della croce e per riprenderla poi nello splendore della gloria. Noi splenderemo di questa bellezza se, adempiendo la nostra missione universitaria, indagheremo la verità delle cose, ricomporremo l'unità fra la teoria e la prassi, testimonieremo la bontà delle relazioni, perché, come insegnavano i maestri del Medioevo, la via pulcritudinis unifica i sentieri del bonum e del verum. In questo senso, la pastorale universitaria, di cui quest'anno ci occuperemo in maniera speciale, non sarà un'azione aggiuntiva o addirittura estrinseca rispetto alle consuete quotidiane attività di un'istituzione accademica, ma nello svolgimento dei nostri impegni universitari quotidiani, la pastorale risulterà l'irradiazione e l'espansione di una vita interiore, di un'esistenza teologica, per dirla con Hans-Urs von Balthasar, un'esistenza teologica che professori e studenti coltivano a contatto con la sorgente della bontà e della bellezza, che è Gesù Cristo, il Verbo di Dio. Chi vive nella grazia di Dio, chi è di casa nella comunione ineffabile con Lui, diventa bello. Si racconta che Santa Caterina da Siena, contemplando la visione di un'anima in grazia di Dio, avrebbe voluto mettersi subito in ginocchio, scambiandola per Dio stesso, se non fosse stata avvertita che quella era solo una creatura e non Dio. Educhiamoci alla bellezza. Essa è dolcezza, gentilezza, sensibilità, delicatezza, amabilità, finezza, garbo, buona educazione. Per tutti passeranno gli anni, miei cari, eppure potremo irradiare sempre bellezza fino all'ultimo giorno della nostra vita, se i riverberi del pastore bello, perché buono, ci raggiungeranno e le nostre parole e i nostri gesti potranno veramente toccare il cuore della gente, perché solo la bellezza salva il mondo. La seconda considerazione, e poi basta, Come forse sapete, nello scorso anno, proprio nel tempo di Natale, ho visitato i centri di studio della Terra Santa collegati alla nostra università. E proprio in quei giorni mi sono domandato: questo brano autobiografico, che è la parabola del pastore che dà la sua vita per le pecore, questo brano autobiografico che rappresenta l'icona del buon pastore, ma dove l'avrà pronunciato il Signore Gesù? E mi è parso di trovare un piccolo e ragionevole indizio. Lo condivido con voi senza imporlo a nessuno, perché si presta a una applicazione feconda. Lo stesso evangelista Giovanni, che riporta, come sapete, il discorso del buon pastore, eppure l'unico degli autori sacri a raccontare un certo miracolo compiuto da Gesù, la guarigione del paralitico presso la piscina di Bezzaida. La piscina era situata nei pressi del tempio e spesso i pellegrini, prima di consegnare gli animali per il sacrificio,
provvedevano alla purificazione di queste vittime compiendo un rito preliminare accanto alla piscina. Lì vicino si apriva una delle porte della cinta muraria della città. Per il motivo che vi ho detto, si chiamava la Porta delle Pecore e la piscina prese il nome altrettanto eloquente di Probatica, cioè Piscina delle Pecore. Questo è il dato storico-topografico che può servire all'esegesi del discorso del buon pastore. Può essere che Gesù l'abbia pronunciato proprio qui. A noi però interessa scoprire qualche cosa che tocchi il nostro cuore. E mi pare allora che non sia azzardato pensare che Gesù, quando parla delle sue pecore, che egli conosce come il Padre conosce e ama lui, guarda queste pecore desiderando proprio questo, che ciascuna di esse si trasformi in un'offerta gradita al Padre. Non vi sembra bello questo? Anche noi dovremmo assumere il medesimo sguardo di Gesù e nutrire questa stessa santa aspirazione quando guardiamo a quelle pecore che siamo anzitutto noi e che poi sono le pecore che passano tra le nostre mani. Purificarle, contribuire alla loro santificazione, perché la gente che incontriamo nell'esercizio della nostra missione sia migliore e la sua esistenza un poco alla volta si rinnovi e si converta in un canto di lode a Dio. Il Padre gradisce un unico canto di lode, un'unica offerta, un'esistenza umana riuscita, persone pure, generose, capaci di trasformarsi in dono per gli altri. Siamo tutti preoccupati per le crisi del mondo, quella finanziaria, certo, di cui i media parlano tanto, e quella etica di cui i media non parlano affatto, ma che è pure un'emergenza e una catastrofe. Quali risposte daremo di fronte a queste crisi? Serve il nostro contributo di studio e di pensiero, di testimonianza e di azione, perché gli uomini e le donne del nostro tempo diventino migliori eticamente e spiritualmente, sapendo che sono solo i santi che cambiano il mondo in meglio. Ci aiuti, Maria Santissima, la tutta bella, la tota pulcra, che dichiarandosi la serva del Signore, offre la sua vita con il Figlio fino al Calvario. Cantando il Magnificat, la Vergine ci sprona a fare dell'esistenza nostra e degli altri un'offerta gradita al Padre, per mezzo di Gesù Cristo, il pastore dei pastori. A Lui la gloria nei secoli dei secoli.